malattie del pancreas. E con noi abbiamo il dottor Fabrizio Magnolfi, primario di gastroenterologia ed endoscopia digestiva. Allora, dottore, prima di tutto chiariamo una cosa. Il pancreas dove si trova e quali funzioni ha nel nostro organismo? Certamente. Il pancreas è situato nella parte alta dell'addome, in posizione profonda, al di dietro dello stomaco, subito al davanti della colonna. Ha due funzioni, una ghiandola un po' particolare che ha due funzioni, due al prezzo di una. Da una parte produce il succo pancreatico, che è ricco di enzimi digestivi e che riversa nell'intestino per assolvere la sua principale funzione, che è quella della digestione degli alimenti. Sì. Dall'altra produce degli ormoni, fra cui il più importante è l'insulina, che regolano il livello del glucosio nel sangue. Quindi, insomma, una funzione molto importante. Due funzioni, tutte e due importanti. Ecco, quando... non è un optional, ecco. No, no. Quindi lei ha detto che è situato al di dietro dello stomaco, quindi nella parte alta. Bene, sì. Anch'io, guardi, stessa non avevo ben capito. Se vogliamo aggiungere qualcosa, questa parte alta, così profonda, giustifica un sintomo che è il dolore, che viene percepito dietro alla colonna e che poi un pochino rende, può creare qualche confusione nell'interpretazione. Questa che vediamo nelle immagini, questa praticamente è tutta la ghiandola, testa, corpo e coda. Sì. Benissimo. Detto questo, quando il pancreas non funziona, no? Che sintomi dà? Detto già il dolore di dietro? Sì, le conseguenze sono due. Grossolanamente, da una parte abbiamo meno digestione degli alimenti, quindi i grassi, le proteine, i carboidrati non vengono spezzettati dagli enzimi pancreatici, da queste sostanze che produce il pancreas, e rimangono e non possono essere così assorbiti, perché così grosse le molecole non possono essere assorbite. Sì, sì. Per cui rimangono nell'intestino e lì creano fastidio, diarrea, gonfiore, si ha una malnutrizione perché gli alimenti non vengono assorbiti, certo. Per cui abbiamo malassorbimento e quindi abbiamo dimagrimento, quindi tutta una serie di sintomi. Ecco. Dall'altra parte, quando manca l'insulina, si ha diabete, insomma. Ecco, e anche questa, insomma, è una cosa importante. Quindi al momento in cui, cioè, le malattie, quelle più pericolose che possono venire relative al pancreas, perché ce n'è molta paura, perché lei ha detto non si sa dove è situato tante volte, però la parola pancreas subito suscita timore, suscita molto timore. Un timore reverenziale. Le malattie sono di due tipi fondamentalmente, in maniera molto schematica. Da una parte abbiamo le infiammazioni, cioè le pancreatiti. Sì, che si diventa un po' gialli. Anche le pancreatiti acute e croniche, che sono dovute soprattutto o ai calcoli, e si diventa gialli, come giustamente ha detto lei. Perché c'è dei calcoli, a volte le persone che si tolgono sono enormi. Certo, il calcolo passa nel colloide con quel tubicino che congiunge la colecisti all'intestino. E lì si va a incuneare, dove sbocca anche il dotto pancreatico, e per cui si crea una tensione e si sviluppa la pancreatite. Oppure un eccesso di assunzione alcolica può anch'esso infiammare il pancreas. La secondo tipo di patologia, quella ancora percepita ancora peggio dalla gente, sono i tumori. I tumori che possono essere o cistici o solidi, e che chiaramente suscitano preoccupazione nella gente, anche perché il pancreas, dicevo, è percepito come... è così misterioso, è percepito così, anche perché lo era realmente così fino ad alcuni anni fa, nel senso che io mi ricordo quando ho iniziato... Lei la professione medica la fa da un po' di anni. All'inizio non esisteva nulla per vedere il pancreas, non c'era la TAC, non c'era l'ecografia, non c'era niente. Oggigiorno no, le cose sono cambiate. Certo. Con l'ecografia si riesce a visualizzare il pancreas, se la tecnica è ben eseguita, in circa il 90% dei pazienti. Esistono poi delle metodiche raffinate come la ecoendoscopia, che praticamente è un ecografino montato sulla punta di un endoscopio. Si va dentro attraverso lo stomaco, ci si appoggia proprio sul pancreas e si vede il pancreas millimetro per millimetro. E poi ci sono le indagini strumentali classiche, la TAC, la risonanza,
che però hanno il problemino non da poco di esporre un paziente ai raggi, alle radiazioni. Insomma. Quindi insomma ci si arriva adesso, si è studiato, si è capito. Sì, non è più così misterioso come una volta. Ecco, allora, fra le malattie che fanno più paura, lei l'ha detto, è il tumore, va bene, però perché sono così in aumento? Perché se ne sente sempre di più parlare, no? Lei stesso ha detto, dice, ne parliamo perché insomma sono patologie importanti che sono in aumento. Sì, i tumori del pancreas sono complessivamente in aumento, sia quelli cistici che quelli solidi. Quelli cistici li ritroviamo soprattutto nei pazienti anziani. Ecco, ci sono tantissime persone oltre i 60 anni che presentano queste formazioni cistiche del pancreas, che però, ecco, lo dico come messaggio rassicurante, non devono preoccupare, nella grandissima maggioranza dei casi non preoccupano, non necessitano di un trattamento. Si lasciano lì. Si lasciano lì, bravissima. Oh, scusi. Si controllano magari ogni anno, ogni due anni, però nella mia esperienza è raro che si debba ricorrere, salvo casi eccezionali, a un intervento chirurgico. Diverso è il discorso per il tumore solido per eccellenza, che è il carcinoma. Che prende tutta la parte del. Che è il carcinoma del pancreas, che poi diciamo collocarsi in qualsiasi zona del pancreas, nella testa, nel corpo, nella coda. Perfetto. Ecco, qui il discorso è un po' diverso. In effetti è una patologia subdola, ecco perché la gente ne ha paura, perché all'inizio specialmente decorre senza dei sintomi eclatanti così ben evidenti, cioè il paziente può cominciare ad avere un po' di disappetenza, questo dimagrimento come lei ha detto, un po' di dimagrimento, un po' di stanchezza e poco più, che sono sintomi del tutto, come puoi immaginare, del tutto specifici. Cambio di stagione a volte. Bravissima, uno può pensare a mille cose. Certo. Anche il sintomo dolore, e qui ritorno all'inizio della. Sì, dolore dietro alla schiena. Ecco, bravo. È un dolore che all'inizio è fuorviante. Certo, perché voglio. Spesso è fuorviante, non sempre chiaramente, ma spesso è fuorviante. Nel senso che il paziente avverte un dolore alla schiena, dà la colpa all'artrosi, all'ernia del disco, a tanti fattori. A un problema muscolare, magari ricorre a cure. Per l'artrosi fa i massaggi, fa terapie e non è, e quando poi emerge il sintomo nella sua competenza è troppo tardi. Visto che abbiamo spiegato tutto e spero bene, insomma, controlli, prevenzione come? No, perché si parla tanto di prevenzione, esiste un qualcosa di prevenzione oppure. Sì, la prevenzione, io dico sempre che non esistono mille prevenzioni. Esiste uno stile di vita che consente di prevenire tante patologie, fra cui questa del pancreas. Intanto non fumare, perché il fumo di tabacco è il fattore di rischio maggiore per il cancro del pancreas. E poi una dieta povera di grassi e di zuccheri e ricca di fibre. Quindi, tutto dieta mediterranea. Allora ringrazio il dottor Fabrizio Magnolfi, primario per quanto riguarda appunto il reparto di gastroenterologia ed endoscopia digestiva all'ospedale San Donato di Arezzo.